Buongiorno a tutte e a tutti. Sono Maurizio Marceca e insegno al Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive della Università Sapienza di Roma. Sono qui per presentarvi il corso di formazione che abbiamo realizzato in collaborazione con l'area sanitaria della Caritas di Roma, con cui abbiamo una storica e proficua collaborazione. L'epidemia di Covid-19 in corso, insieme a tanta sofferenza, ha prodotto e sta producendo un grande bisogno di informazione. Il principale obiettivo che ci riproponiamo con questo corso è quello di riuscire a veicolare delle informazioni scientificamente corrette, ma pienamente fruibili per tutti voi che siete operatori dei servizi della Caritas sul territorio nazionale. L'impostazione di questo corso è molto semplice, è distinta in una parte teorica, quella che sto introducendo in questo momento, cui seguirà una parte pratica e avrete la possibilità di sottoporre a chi ha curato questo corso dei quesiti o inviare dei commenti rispetto alle situazioni che state vivendo. Indubbiamente un corso così breve presenta anche dei limiti. Il poco tempo a disposizione ci ha impedito di entrare in profondità di tutti i temi affrontati e bisogna considerare anche che lo scenario che abbiamo di fronte è particolarmente dinamico sia nel tempo che nello spazio, perché come sapete anche il nostro paese è stato interessato in modo differente da questa epidemia. Però ci auspichiamo che la possibilità da parte vostra di comprendere meglio sia la situazione che abbiamo di fronte, sia le dinamiche che possono consentirci di prendere le misure più adeguate, vi possa produrre quella maggiore consapevolezza nell'esercizio del vostro prezioso lavoro quotidiano, però anche un maggior senso di serenità e di capacità di affrontare le diverse situazioni che potreste, in cui potreste trovarvi di fronte. Quindi buon corso e buon lavoro a tutti. Grazie. Per comprendere appieno l'epidemia di coronavirus che stiamo vivendo in questo momento storico, è importante partire da brevi cenni storici per capire dove sia nata questa infezione e come si sia poi diffusa a livello internazionale. Il 31 dicembre del 2019 le autorità sanitarie cinesi rendono nota la presenza di un focolaio di sindrome febbrile associata a polmonite di origine sconosciuta tra gli abitanti di Wuhan, una città di circa 11 milioni di abitanti, situata nella provincia di Hubei, nella Cina centro-meridionale. Il punto di partenza dell'epidemia è stato identificato nel mercato del pesce e di altri animali vivi di Wan'an, nel centro della città di Wuhan. Il mercato è stato poi chiuso il 1 gennaio del 2020. La causa dell'epidemia è rimasta sconosciuta fino al 7 gennaio, giorno in cui è stato isolato l'agente patogeno responsabile. Si tratta di un nuovo coronavirus, che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha denominato SARS-CoV-2, ad indicare proprio la similarità con il virus della SARS. L'OMS ha anche definito la malattia provocata da questo virus Covid-19. Questo virus è un patogeno, ossia un agente in grado di causare una malattia di probabile origine animale. Il nome coronavirus deriva proprio dalla classica forma a corona della sua superficie, visibile attraverso il microscopio elettronico. Il coronavirus fa parte di una famiglia di virus molto diffusi in natura, i quali possono causare malattia sia negli esseri umani che negli animali, e possono portare e provocare problemi di salute che vanno dal comune raffreddore a malattie più gravi, come per esempio la sindrome respiratoria medio orientale, la MERS, o la sindrome respiratoria acuta grave, la SARS. Circa un mese dall'inizio dell'epidemia in Cina vengono accertati i primi due casi di infezione da coronavirus in Italia, il 30 gennaio del 2020. Si trattava di due turisti cinesi in vacanza a Roma. In quel caso, i casi di coronavirus erano casi di importazione, mentre dovremmo aspettare fino all'8 febbraio per avere il primo caso autoctono
di coronavirus in Italia. Si trattava di uno studente emiliano di ritorno da un viaggio di lavoro a Wuhan. Proprio il 30 gennaio del 2020, l'Organizzazione Mondiale della Sanità dichiara la malattia da nuovo coronavirus COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale. Il giorno subito dopo, in Italia, sulla Gazzetta Ufficiale compare la dichiarazione del Consiglio dei Ministri italiano di emergenza sanitaria per 6 mesi. Ma quali sono le modalità di trasmissione del SARS-CoV-2? Il coronavirus è un virus respiratorio. Per questo motivo, la trasmissione avviene attraverso delle goccioline di saliva di respiro, le cosiddette droplets, emesse attraverso la tosse o gli starnuti. Tosse e starnuti rappresentano una via di trasmissione di tipo diretto. Esiste anche una via di trasmissione indiretta, attraverso, per esempio, la contaminazione delle superfici o delle mani. Per questo motivo è molto importante non portare le mani alla bocca o agli occhi perché possono essere contaminate. Per questo motivo i contatti interpersonali, le mani e le superfici introdotte nelle mucose possono essere una via indiretta di trasmissione. Di fondamentale importanza è comprendere la contagiosità di questa infezione. La contagiosità si calcola attraverso il coefficiente di riproduzione di base, il cosiddetto R0. L'R0 rappresenta il numero medio di soggetti infettati da una singola persona contagiosa durante l'intero decorso della malattia. Indica quindi quante persone andrà a contagiare una singola persona infetta. Per quanto riguarda il SARS-CoV-2, l'R0 è stimato essere tra l'1,4 e il 2,5. Per invertire il trend e ridurre il tasso di contagio, è importante portare l'R0 ad un valore inferiore a 1. Per quanto riguarda gli aspetti clinici, questa infezione può manifestarsi in vari modi. Come vediamo dal grafico a torta sulla destra, nel 33,6% dei casi si manifesta in assenza di sintomi, con sintomi molto molto lievi. Il 42,5% si presenta con sintomi lievi, mentre nel 20,9% con sintomi severi e solamente nel 3% dei casi con condizioni critiche. Il periodo di incubazione, che viene definito come il periodo di tempo che va dal contagio all'insorgenza dei sintomi, va da 1 a 14 giorni, con una media di 5 giorni. I sintomi quando presenti possono essere la febbre, con una temperatura maggiore di 37,5 gradi, la tosse e la difficoltà respiratoria. La difficoltà respiratoria viene calcolata attraverso l'utilizzo della saturazione d'ossigeno. La saturazione d'ossigeno indica la percentuale di ossigeno legata all'emoglobina a livello del sangue. La soglia utilizzata come valore è il 94%. Nel triage è sufficiente la presenza di uno solo dei 3 sintomi precedenti per definire il caso sospetto. Inoltre, oltre alla febbre, la tosse e la difficoltà respiratoria, possono manifestarsi anche altri sintomi aspecifici, quali per esempio il malessere generalizzato, il mal di testa o il mal di gola. È molto importante comprendere quali siano i gruppi particolarmente vulnerabili a questa infezione, ossia persone anziane con più di 60 anni di età, e persone con patologie concomitanti, come per esempio il diabete, le malattie cardiovascolari o le malattie respiratorie croniche. Questi gruppi di popolazione vengono definiti vulnerabili non perché più suscettibili all'infezione, ma perché hanno una maggiore possibilità ad andare incontro a una manifestazione di patologia più grave o a eventuali complicanze. Nel grafico di sinistra vediamo la suddivisione dei casi positivi per fasce di età in Italia. E vediamo come siano maggiormente colpite le fasce di età che vanno dai 51 ai 70 anni e sopra i 70 anni di età. Nel grafico di destra vediamo invece le percentuali di popolazione con patologie concomitanti rispetto ai decessi avvenuti al 30 marzo. Vediamo infatti che il 98% delle persone con una positività al Covid-19 decedute presentavano almeno una patologia pregressa, e solamente il 2% dei decessi non presentava nessuna patologia concomitante.
Per gestire l'epidemia da Covid-19 è importante chiarire differenti definizioni di caso, utili sia per orientare la diagnosi, sia per attuare strategie di contenimento razionali dell'infezione. Il caso sospetto è definito come una persona con infezione respiratoria acuta, cioè insorgenza improvvisa di almeno uno tra febbre, tosse e difficoltà respiratoria, senza un'altra eziologia che spieghi la presentazione clinica e con storia di viaggio o residenza in un'area in cui è segnalata la trasmissione locale dell'infezione durante i 14 giorni precedenti all'insorgenza di sintomi. Oppure è definita come una persona con una qualsiasi infezione respiratoria acuta che è stata a stretto contatto con un caso probabile o confermato di Covid-19 sempre nei 14 giorni precedenti all'insorgenza dei sintomi. Infine, può essere definito come una persona con un'infezione respiratoria acuta grave, cioè con febbre e almeno un altro sintomo di malattia respiratoria come tosse o difficoltà respiratoria, che richiede il ricovero ospedaliero e senza altra eziologia che spieghi la presentazione clinica. Un caso probabile è un caso sospetto in cui il test per SARS-CoV-2 sia risultato dubbio o inconcludente. Dovrà quindi essere sottoposto a un secondo test. Un caso confermato è invece un caso con conferma di laboratorio, quindi con test per SARS-CoV-2 positivo effettuato presso il laboratorio di riferimento nazionale dell'Istituto Superiore di Sanità o laboratori regionali di riferimento, indipendentemente dai segni e dai sintomi clinici. Il test utilizzato per la diagnosi consiste in un'analisi di laboratorio chiamata real-time PCR, che viene normalmente effettuato sulle secrezioni raccolte con un tampone nasofaringeo o sull'espettorato del paziente. Per quanto riguarda la terapia, attualmente non disponiamo di antivirali specifici, per cui l'unica terapia possibile è quella di supporto con antifebbrili e idratazione in caso di sintomi lievi moderati e supporto meccanico alla respirazione in caso di sintomi gravi. Per limitare la diffusione del SARS-CoV-2 è importante comprendere la sua catena di contagio, che può essere schematizzata come un triangolo al cui vertice abbiamo il virus nell'ambiente, la popolazione suscettibile di contrarre l'infezione e la persona contagiata che, come abbiamo detto, può essere sintomatica o non presentare sintomi. Tutti i possibili provvedimenti atti a contenere il diffondersi del virus andranno ad agire su uno dei tre lati di questo triangolo. Per limitare la diffusione del virus dall'ambiente alla popolazione a rischio suscettibile, la misura preventiva più efficace sarebbe il vaccino. Tuttavia, non si tratta di un'opzione al momento praticabile in quanto non abbiamo ancora un vaccino disponibile. Quindi, per limitare il contagio tra l'ambiente e la popolazione a rischio, sarà importante agire attraverso la disinfezione ambientale e l'adozione di misure igieniche personali. Per agire invece sul lato che va dalla persona contagiata alla popolazione a rischio, possiamo adottare il distanziamento sociale tramite misure come la chiusura delle scuole e delle attività commerciali non strettamente necessarie, la riduzione della mobilità, l'utilizzo del lavoro agile, eccetera. Infine, per agire tra la persona contagiata e l'ambiente, possono essere adottate misure preventive e igieniche come l'isolamento domiciliare o ospedaliero, o l'utilizzo di mascherine chirurgiche da parte della persona contagiata. Per questo motivo è di fondamentale importanza seguire le raccomandazioni orientate ad adottare comportamenti protettivi. Questi comportamenti sono riassunti nel volantino rilasciato dal Ministero della Salute e comprendono evitare i contatti ravvicinati e mantenere la distanza di almeno 1 metro dalle altre persone, evitare luoghi affollati, evitare le strette di mano, lavarsi spesso le mani con acqua e sapone o usare gel a base alcolica, non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani e, in caso di sintomi influenzali, rimanere a casa, non recarsi al pronto soccorso e contattare telefonicamente il proprio medico o la guardia medica o i numeri regionali adibiti all'emergenza.
Affrontiamo ora brevemente alcuni aspetti tecnici. Si fa un gran parlare in questo periodo dei dispositivi di protezione individuale. E queste sono le attrezzature che la principale normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro, cioè il decreto legislativo 81-2008, prevede all'articolo 74 come necessarie da indossare o da tenere da parte del lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciare la sicurezza o la salute durante il lavoro. Tra le varie dimensioni di rischio vi è quello biologico, di cui fa parte anche la possibilità di essere contagiati da SARS-CoV-2. Una delle difficoltà che abbiamo incontrato, che stiamo incontrando, è proprio quella di commisurare l'eventuale utilizzo di alcune attrezzature, in particolare dei dispositivi di protezione individuale, alla effettiva possibilità, all'effettivo rischio di andare incontro più o meno facilmente a un contagio. Quindi occorre fare un utilizzo razionale di questi dispositivi secondo una serie di criteri che dipendono dal tipo di trasmissione, dal tipo di paziente e dal tipo di contatto assistenziale. Avrete sicuramente sentito parlare delle difficoltà che il nostro paese, ma anche altri paesi del mondo, hanno incontrato e stanno incontrando nell'approvvigionamento di un particolare tipo di mascherine che si chiamano FFP2, mascherine filtranti, di cui alcune tipologie di operatori sanitari devono assolutamente essere dotati e impossibilità di utilizzarli abitualmente nelle situazioni di rischio purtroppo ha comportato finora il fatto di pagare un alto prezzo in termini di decessi da parte di colleghi medici o di professionisti infermieri. Ed è qualcosa che ovviamente ci riempie di tristezza. Quindi però va distinto l'utilizzo, la necessità di approvvigionamento ed utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da quello di altre attrezzature e altri dispositivi. Le mascherine di cui si parla molto in questi giorni non sono strettamente dei dispositivi di protezione individuale. Sono piuttosto dei dispositivi medici, servono quindi a difendere le persone da coloro che le indossano. In altre parole, dovrebbero indossarle in condizioni normali le persone che sanno di essere infette o che hanno sintomi respiratori o che hanno contatti con persone particolarmente indifese dal punto di vista immunitario, cioè delle persone vulnerabili. La ragione per cui si chiede oggi però all'intera popolazione di indossare le mascherine chirurgiche sta nel fatto che, posto che si abbiano la quantità di mascherine sufficienti e le si usi correttamente, poiché il virus circola anche tra persone asintomatiche o paucisintomatiche, quindi prive di sintomi o con sintomi scarsi e aspecifici, l'utilizzo corretto della mascherina riduce la circolazione del virus nella popolazione e quindi riduce complessivamente il rischio di contagio. Dal punto di vista individuale, invece, rimangono valide quelle misure igieniche, in particolare il lavaggio delle mani e quelle precauzioni, in particolare il distanziamento, rispetto alle altre persone, di cui abbiamo già parlato. Quindi, riassumendo, le raccomandazioni in ambito comunitario rispetto all'utilizzo delle mascherine chirurgiche ne prevedono l'utilizzo in presenza di sintomi respiratori, se si hanno contatti con persone vulnerabili o se se ne può disporre nei momenti di particolare socialità, quella anche obbligata, come per esempio prendere mezzi pubblici. Rimane sempre valida la misura di evitare di portare le mani alla bocca o agli occhi dopo aver toccato delle superfici di cui non si conosce
in realtà la possibile contaminazione e, dopo aver usato la mascherina, lavare le mani sempre dopo aver gettato la mascherina in cestini per rifiuti che vanno periodicamente smaltiti. Non potendo per il momento disporre di un vaccino efficace e sicuro contro SARS-CoV-2, occorre attuare delle misure di cosiddetto contenimento. Tra queste vi sono l'attività di tracing, cioè il tentativo di rintracciare i contatti delle persone che sono risultate positive, cioè ricostruire le loro relazioni pregresse al momento della diagnosi e mettere in moto degli interventi di sorveglianza di questi contatti, isolamento e sorveglianza. Per contatto stretto si intende la persona che ha avuto un contatto diretto con un caso accertato di Covid-19 a distanza di meno di 2 metri per una durata di più di 15 minuti. In queste attività hanno un ruolo particolarmente rilevante i servizi di igiene e sanità pubblica dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali. Quando un caso viene confermato, il dipartimento di prevenzione della ASL competente per territorio di residenza di questa persona effettua un'indagine epidemiologica con le finalità che abbiamo prima detto, cioè di identificare i contatti. Poiché i contatti possono risiedere in territori diversi da quelli della ASL che sta facendo l'indagine, verranno informati i corrispettivi dipartimenti di prevenzione delle ASL competenti per il territorio in cui vivono i contatti, perché anche queste possano adottare le necessarie misure. In che cosa consta la sorveglianza sanitaria? Quando il contatto viene messo in isolamento, sarà importante che mantenga lo stato di quarantena per le 2 settimane previste, misurando la temperatura almeno una volta al giorno, identificando precocemente sintomi compatibili con un'infezione da nuovo coronavirus, abbiamo detto che sono la tosse, che sono la febbre più di 37,5 e che sono la insufficienza respiratoria, o meglio la difficoltà respiratoria. E questi vanno riportate al medico che effettuerà attraverso contatti telefonici la sorveglianza di queste persone. Occorre quindi riuscire a realizzare una efficace capacità di comunicazione tra le diverse aziende sanitarie locali per poter avere sotto controllo le situazioni di tutte le persone che in qualche modo sono entrate in questa catena di contagio, in modo accertato o presunto. Abbiamo finora cercato di spiegare quali sono i presupposti teorici e le azioni pratiche utili al rallentamento, o meglio, al contenimento della catena di contagio e quindi alla protezione della salute individuale e collettiva. Occorre però considerare in particolare rispetto a un evento assolutamente inaspettato come un'epidemia dovuta a un virus nuovo che ha trovato una popolazione totalmente suscettibile, vadano considerate le necessità dei servizi sanitari pubblici nel riuscire a dare risposte alle esigenze di assistenza di quella parte, per fortuna minoritaria, di persone che, avendo contratto il virus e avendo manifestato segni clinici, hanno bisogno di ricoveri ospedalieri, in particolare di quelle persone che hanno bisogno di assistenza in terapie, in posti letto di terapie intensive e subintensive. La figura che potete vedere mostra la necessità di rallentare il decorso dell'epidemia in modo da poter distribuire i casi su un periodo più lungo. L'auspicio è che noi siamo in questo momento nella fase di plateau della onda celeste, cioè, e quindi ci apprestiamo a vedere nei prossimi giorni un declino. Questo a che scopo ha?
Lo scopo è quello di riuscire a mantenere la situazione epidemica al di sotto delle capacità di risposta del sistema sanitario nazionale, per intenderci meglio, di fare in modo che i posti letto disponibili, i professionisti disponibili, le capacità disponibili siano sufficienti ad assistere tutte le persone. Sappiamo che nei focolai epidemici del nostro paese, in particolare quelli della Lombardia, ci sono state delle situazioni di particolare crisi dal punto di vista della risposta, ma questo è spiegabile con il fatto che nessuno si sarebbe potuto aspettare un così elevato numero di casi. Ed è esattamente quello che succede quando non si adottano le misure. Come vedete, nel caso della curva gialla, il picco epidemico avviene in tempi più precoci, ma supera nettamente le capacità di risposta del Servizio Sanitario Nazionale. Questo offre delle situazioni particolarmente drammatiche, cioè quelle in cui le strutture ospedaliere non sono nelle condizioni di assistere e curare tutte le persone che ne hanno bisogno. E questo è quello che si è cercato di evitare il più possibile e si continua a cercare di evitare. Quello che abbiamo cercato di raccontare risponde al concetto di mitigazione, cioè le misure che sono state prese, quelle che ancora sono in corso, quindi la sospensione di praticamente tutte le attività della vita pubblica normale, scuole, università, uffici, esercizi commerciali, eccetera, fatta eccezione per quelle indispensabili alla soddisfazione dei bisogni primari, quindi i supermercati, l'assistenza sanitaria in condizioni di urgenza, le forze dell'ordine e quant'altro, hanno lo scopo esattamente di riuscire a creare quel rallentamento che possa ritardare il manifestarsi del punto più alto dell'epidemia. Bene, siamo arrivati alla fine di questa parte teorica. Speriamo che sia stata per voi chiara e comprensibile al tempo stesso. Nelle successive slide potete vedere i principali documenti che sono stati utilizzati per preparare il corso di formazione, una serie di fonti di riferimento per chi di voi volesse approfondire. In particolare sconsigliamo di guardare in modo generico sul web perché è molto facile trovare delle notizie non corrette o addirittura delle notizie false che possono indurre una percezione alterata. E infine un mini glossario riepilogativo per chi di voi avesse meno confidenza con i termini tecnici. Quindi buona parte pratica e soprattutto grazie del vostro lavoro, speriamo che possiate continuare a condurlo con la stessa professionalità e con un po' più di consapevolezza e serenità.